Giovanni Marche, stiamo ridendo, ma ridendo perché siamo usciti da una situazione un po'... Raccontaci, dai. Quando si fa... Quanto se ne esce? Se ne esce per 30-31. Allora, dici. Niente. È la gara di casa, un sogno che... Cioè, io 15 anni fa ero un bambino, quando si è svolta l'ultima edizione. Praticamente avevo 10 anni. Ed ero sul muretto giù a vedere la gara. Oggi sono in macchina ed è un sogno che si avvera, fare la gara in salita di casa alla Ponte Coraggio di Rio è bellissimo, è un'emozione che c'è, indescrivibile. È indescrivibile, ecco, non hai quasi parole. Sì, non ho parole. A livello di prestazione di gara si è andato un po' oltre il limite, ci sono state un po' di sbavature. Fortunatamente la macchina è arrivata su indenne. Sì. Ho solo uno specchietto dalla parte di là. Stamattina uno specchietto. Pomeriggio sono andato oltre il limite. Allora, ci sta perché la gara di casa ti dà tanta adrenalina. Sì. E si hanno tante aspettative, quando ci sono troppe aspettative si esagera, però va bene così. Va bene, dai. Così, va bene così, mi sono divertito, che questa è la prima cosa, e niente, speriamo che possa ritornare in calendario tutti gli anni con costanza questa gara, e che si incrementino i numeri negli anni a seguire. Possa essere una bella gara che si possa fare con costanza. Bene, grazie. Allora, iniziamo con la classe RS1004, dove abbiamo il secondo posto Marchio Giovanni, al primo posto Puntorieri Michela. Glielo facciamo un applauso, sì o no? Se lo merita! Bis! Michela che vince anche. Applauso a tutte e due.